Oggi apriamo le Air Durables. Sono arrivate in Italia, ragazzi. Ebbene sì, ebbene sì. Io, cioè, ne abbiamo presa una perché volevamo vedere come sono. Non è che mi facessero impazzire, vi dico la verità, eh. Ho visto qualche video, ma dovrei vederle dal vivo. So che c'è quella unicorno. Qui ci dice che ci sono 11 sorprese all'interno. Queste sono alcune di quelle, penso, che ci possano uscire. Credo. Adesso quella unicorno non so bene quale sia. Ah, forse questa. Che vedo. Il corno. Quindi penso sia lei. Fosse lei, non lo so. Anche questa qui è carina. Che ha i capelli tipo pastello, non lo so. Ecco, non mi piacciono tipo questa qui con i capelli ricci così. Insomma, quelle con i capelli ricci non è che mi facessero proprio impazzire. Però tipo, vabbè, lei. C'è anche quella calcista. Gioca a calcio. Sì, questa qui è quella unicorno, vedete? Quindi lei praticamente. Non si possono scegliere, cioè nel senso è a scatola chiusa. Quindi quello che ci esce. Speriamo che ci esca qualcosa di carino. E niente. Quindi andiamo a vedere, adesso inizio ad aprirla, a vedere come si fa e ci vediamo tra due minuti. Eccoci qua. Allora ragazzi, quello che non vi ho detto prima, che mi sono dimenticata, allora c'è il sito YouTube, c'è il sito internet, c'è il canale YouTube e potete seguirle su Instagram. E soprattutto sono prodotte dalla Giochi Preziosi, si legge qua in minuscolo. Ormai la Giochi Preziosi sta producendo qualsiasi tipo di cosa. Allora, iniziamo a vedere come si aprono. Qua c'è scritto tirare, quindi ok. So che si aprono come le LOL, cioè a scomparto. Allora, andiamo a vedere. Questo è quanto, diciamo, lo scenario, diciamo così. Qui vedete ci sono tutti i vari scomparti e qui c'è la bambolina, quindi qua dovremmo aprire la prima casella, la seconda, la terza, la quarta. E qui poi all'ultimo ci sarà la bambolina. Questa è la check. Abbiamo... un po' fatta come a club, diciamo. No, più che club sono le doll, cioè i nomi. Sì, e li sì. Puoi trovare, penso, in varie... vabbè, fatto un sì. Facsimile, ecco, quello che intendo qui io. C'è una leggenda. C'è la rara... ultra rara e la comune, sì, credo. Sono appunto indicate col cuore, esatto. Col cubetto verde. Qui c'è una sottospecie di poster, vedete, questa è quella unicorno. Carina. Bene, adesso questa andiamo. Questa è anche caruccia. Adesso andremo a vedere la check e andremo a vedere appunto tutti i nomi. Esatto. Allora, abbiamo Noah. Noah è una comune, però penso... no, aspetta, no, sto sbagliando tutto, mi sa, eh. Perché qui abbiamo Noah, però penso sia nei club, come dicevi te, mi sa, eh. Perché qui abbiamo Skater Nu, che è una comune. Lei, che si chiama Nu Notes, e Selfie Noah. Penso che queste siano tutte le comuni. Ah, il cuore, cos'è che dica? Scusami, adesso mi comuni, sento... mi pare, perché? Metti a fuoco. Metti a fuoco, penso vede niente. Perché se questi due, questo è raro, sì, questo sì, è sì, raro, sì, questa sì. È per forza la comune. Sì, 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 comune. Ragazzi, perdonatemi, ma è la prima volta che... cioè, ho visto forse un paio di video, ma non me ne ricordo sinceramente. Poi abbiamo Bella, che questa qui... ah, possiamo probabilmente trovarla in qualsiasi forma. Quindi se troviamo lei, penso sia una comune. Lei... no, lei è comune, lei è ultra rara, è questa? Non si sa. Vabbè, comunque ragazzi, sotto nei commenti ditemi voi se sapete qualcosa, perché abbiamo, non me le ricordo proprio. Abbiamo Didi, sì, che può essere la sorella di Dexter, sì, infatti più o meno ha i capelli lunghi come i... vabbè. Non sono gialli, con la terza si somiglia. Vabbè. Qui abbiamo Sally, questo invece potrebbe essere il personaggio di Mostra e Co, ma non ci assomiglia per niente. E qua sempre comune, quindi il cuoricino.
Qui, sempre comune, abbiamo Neila. Neila! E tra l'altro è una nostra fans, Neila, esatto, che guarderà anche questo video. Poi abbiamo Harmony, comune, non mi piace molto. Lei è Skylar. Skylar. Comune. Willow, che è la unicorno, comune, quindi una comune, non dovrebbe essere difficile da trovare. Poi abbiamo Pallina, Cat. Questa qui penso sia una sportiva. Poi abbiamo Kylie. Sì, poi abbiamo di qua Brit, che anche lei mi pare una sportiva. Questa l'abbiamo vista, questa l'abbiamo vista. Fermati Alessandro. Rain. C'è questa qui che è la rara, mi pare, ultra rara, credo. Mentre le altre sono due comuni. Non allontanare, se no si vede una cippa. Eccola qua. Allora, spero di aver azzeccato, ragazzi, perché sono ignorante. Adesso però devo andare a vedere la parte interna, c'è questa qui che non abbiamo visto come è fatta. Esatto, qui c'è tipo un divanetto, credo, con un tablet, una piantina, un cuscino a forma di cuore, un cuscino classico, e qui c'è una sottospecie di poltrona dondolabile. E qui un gatto. C'è un tavolo e un gatto. E qua al lato c'è un quadretto con l'unicorno. Con la unicorno, ragazzi. Chissà se è un indizio, non lo so, speriamo. Mentre dietro, appunto, è fatta così. Come retro di prima, praticamente. Allora, qui ci dice che possiamo trovare, vabbè, il cartonato questo qui, un pettine, 4 stickers, le scarpe, accessorio, questo cos'è? Card, una card, quindi probabilmente ci spiegherà chi è, e la bambolina. Quindi io direi di iniziare ad aprirla e vedere appunto chi abbiamo trovato. Allora, partiamo da qui. Oh mamma, cadde qualcosa. Qui abbiamo, oh, sembra tipo un vasetto. Vi ricordate i, come si chiamavano? I Nom Noms? Sì, i budini al cioccolato, dicevo io. Questa qui è leggerissima, vediamo. Sì, infatti questa però l'hanno fatta più bassa e stretta rispetto. Qui abbiamo una bambolina. Questa invece somiglia molto alla confezione del ketchup di McDonald's. Sì. Che, esatto, però allora, un altro qua colore. Ci dice che dobbiamo aprire da qui e qui appunto ci fa vedere una delle Air Dragons. Allora, loro sono amate perché hanno i capelli appunto Air Dorabolt, quindi belli ampi. Adorabili, quindi dovrebbero piacere i capelli in teoria. Allora, qui abbiamo Porca miseria. Un pettine e degli sticker. Allora, gli sticker sono questi. Ok, penso che per definire la rarità, credo, potrebbe essere. Non lo so. E qui abbiamo questo pettinino giallo con un fiocchetto. Okay. Puoi usarlo anche tu. Sì. Poi, andiamo avanti. Un altro budino, questa è la vaniglia, bene. Qui abbiamo un'altra di loro. Mamma mia, cos'è? Sono un paio di scarpe così. Mamma mia, non sono proprio bellissime, devo dirvi la verità, ragazzi. Ma sarà che sono abituata alle LOL che sono piccine. Cioè, questa dovrei dire che è abbastanza enorme, perché qui cosa abbiamo? Qui abbiamo una sottospecie di telefono che si deve poi andare a staccare, poi non lo faremo dopo, e si richiude, quindi è un cellulare praticamente. Ok, facciamo dopo. Poi andiamo alla terza, sempre scatolina così. Qui ne abbiamo un'altra. Cos'è? Non mi dire che abbiamo trovato un unicorno. Può essere? No, ragazzi, non me lo dite, dai. Dai. Cioè, sarebbe l'unica che... La prima e l'unica, visto che era quella che volevo. Speriamo, speriamo. Cioè, io nel caso... C'è la foto di lei. Io l'ho pescata io. Che sarebbe Willow. E? Willow sarebbe. Spero sia lei, io spero con tutto il cuore. Ragazzi, se si dice quando il destino tra puntini, esatto, è sempre così. Qui abbiamo un computer,
Che carina, cioè si apre e si chiude. No, bellissimo, con un cuore a pixel. Che carino, guardate. Bellissimo, ragazzi. Amore, così puoi editare i video da qua, dai. Sì. Ok. Poi abbiamo aperto la terza, andiamo a aprire la quarta. E mamma. Ok, magari anche no, eh. Io ci sto sperando tantissimo. Qui c'è la pittrice, carina, non è bruttina, mi piace, ha gli occhiali. Ok, no, non penso sia la unicorno, non credo proprio, ma penso sia una sportiva. Credo, perché abbiamo questo accessorio. Cioè, per un attimo ho già sperato un sacco. Abbiamo questo. Questo penso sia uno sticker. Sì, credo sia uno sticker. Quindi io non credo c'entrino molto queste cose, diciamo. E abbiamo questa sottospecie di visiera. Credo sia una visiera, non so. Vabbè. Poi andiamo avanti ad aprire. Quindi abbiamo aperto tutti e quattro gli scomparti, giusto? Sì. E adesso andiamo a vedere chi ci è uscita. Io ho una paura allucinante perché ho la sensazione di aver trovato una sportiva e non era una delle mie preferite. Vi devo dire la verità, però tutto può essere. Tu cosa dici? Quella che è. Allora. Io non posso cambiare il contenuto della scatola. Ok, questa qui è la mizzega, è enorme, gigante. Io sono abituata a vedere le LOL, ragazzi. Allora, qui abbiamo tipo un armadio, vedete? Con appunto i vestiti. Ok. Esatto. Allora, qui si nasconde la bambolina, a meno che non è lei, non lo so, non so niente. Posso vedere. No, allora, non è l'unicorno. Ok. Ah, ok, perfetto, già capito chi è. Non era una delle mie preferite, però abbiamo trovato Kali. Ovvero, se ve la faccio vedere da qui, lei. Ci ho sperato un sacco che fosse l'unicorno, ma purtroppo no. Non hai scelto bene. Allora, tra l'altro ha questi, mamma mia, c'ha questi capelli molto folti. Oddio, i colori non mi dispiacciono però, eh. Viola e rosa, tra l'altro glitterata. Io direi, sicuramente potrei dire una cosa che magari non mi fa impazzire a me. Non ti piace molto, non vero? Non mi piace molto, però sicuramente il fatto che si chiama Kali... sicuramente vedendola così magra posso dire che è calata di peso, ecco. Mettila. Allora, mettiamogli su le scarpe. Alquanto le sue gambe sono piuttosto magre. Esatto. Aspettate che, mamma mia, aiuto. Ok. Oddio. Non è il massimo, sinceramente. Io avrei preferito l'unicorno. Però abbiamo trovato lei, purtroppo. Questo è un cartoncino, quindi ci spiega praticamente solo chi abbiamo trovato. Allora, bisognerebbe mettermi questo in testa. Che è un fermaglio? Cos'è? A me sembra tipo una visiera. Oh. Credo. Tipo così. Almeno così vedo dalla foto. Sotto credo che vada così. Mamma mia. Ah, questi capelli fa... Che poi ho detto, non mi piacciono molto quelle con i capelli tutti riccioli, eh? Così cosa mi va a uscire? Tac. Sì. Comunque sembra una a livello sportivo. Sì, infatti era una di quelle che mi piacciono. E qua fa vedere appunto che va il computer qui, che non si regge praticamente. Diciamo che mi piacciono più gli accessori. Tipo il computer è bellissimo, che mi è anche caduto. Eccola, ho provato a metterglielo, ragazzi, ma non gli va.
Allora, adesso stacco questo, che è il cellulare praticamente. Allora, io pensavo fosse quella unicorno perché qui ho visto l'arcobaleno. E quindi pensavo proprio fosse lei. Poi questa qui mi è andata, cioè mi sono andati a mettere questo sticker. Quindi ci ho sperato fino all'ultimo, però purtroppo non è andata così. Allora, la mia opinione è, sinceramente, mi piacciono molto di più le LOL, vi dico la verità. Secondo me sono fatte meglio. Sarà che mi è capitata una forse che non mi piace, quindi magari se mi capitava, ecco, un unicorno, oppure vediamo, oppure tipo questa o questa, magari era meglio, vi dico la verità. E magari la mia opinione cambiava. Però lei sinceramente non mi fa impazzire. Non mi fa proprio impazzire, perché non mi piacciono i capelli. No, non sono. Non mi piacciono le scarpe. No. Il mio voto è 5,5. Se proprio devo dare un voto. Le LOL sono fatte molto meglio, secondo anche me. Anche se anche loro ovviamente si trovano con i difetti. Però io anch'io, se devo dare un voto, 4,5. Vi ripeto, magari non è. Cioè, non mi è capitata una delle mie preferite, quindi il voto rimane quello. Magari se mi capitava un'altra, io potevo dico cambiare. Proprio anche per come sono state, ecco, magari progettate, non sono il massimo, ecco. Da questo punto di vista ritengo che le LOL siano, ecco, fatte meglio, ecco, forse almeno uno ha un impatto visivo diverso quando vuole. Diciamo che la scatolina e tutto il fatto che devi aprire eccetera è carina come cosa, però la bambola in sé a me non mi fa impazzire, ragazzi, cioè non, no. Ripeto, sarà che mi è capitata una che non mi fa impazzire. Tra l'altro, cioè, poverina soffre di come si chiama, anoressia, perché è magrissima. E no, non mi piace, no. Non so cosa dire più di questo, non so proprio cosa dire, ecco. Scrivetemi sotto nei commenti, perché qualcuno me l'ha, ce l'ha richiesta di portarle. Però sinceramente mi aspettavo qualcosa di più, infatti ci sono rimasta un pochettino male, vi dico, sono rimasta un po' delusa. Sì. Perché, boh, non la vedo di una. È come. Non so neanche definirle se fossero come le Barbie, perché. Beh, non sono proprio lontanissime. No, però le Barbie credo che siano fatte anche meglio. Cioè, il viso non è male, cioè, non è brutta di viso. Però è proprio lei, sì. Cioè proprio la categoria che non mi fa impazzire. La faccia gigante, il corpo, le gambe magre. Per ipotesi, anche se mi capitava lei, per dire, me la facevo anche passare, ma proprio con i capelli in questa maniera così, a me non mi fanno impazzire. Sarà che io amo le bambole con i capelli folti, lunghi, da pettinare, eccetera. Però fatte così proprio no. Cioè lei mi sarebbe, lei, vi dico la verità, se mi fosse capitata mi sarebbe piaciuta, questo è sicuro, proprio i colori, mi sarebbe piaciuta, però lei proprio no. Niente. Che poi non so se sia, penso sia una sportiva, non lo so, però dalle scarpe penso di sì, però no. Ecco. Mi spiace, ragazzi. Niente, insomma, un video un po' così, un po' moscio, questo video non è stato magari anche il massimo, ma forse proprio perché ci aspettavamo di più, ecco, siamo rimasti abbastanza delusi, sì. Si sente anche dalle voci, sinceramente. Perché io forse più di te, perché tu con le bambole, non è sì, che... Non è che mi interessa, però comunque... No, io... Ecco, magari vi ho detto, se me ne capitava un'altra, era meglio. E niente, per questa volta è andata così. Niente, ragazzi, insomma... Diteci voi se le avete prese, cosa ne pensate, appunto, se le consigliereste oppure no. Magari qualcun altro ha detto che sono carine, cioè poi vabbè, ognuno ha il suo parere, certamente. Suo parere, certamente. Lei di per sé non mi piace, esatto. Anche se i colori non sono brutti, però è proprio lei come è fatta che non... No, anche no. Ok.
niente ragazzi, quindi per questo video è quanto, cioè quanto è tutto, veniva esatto, e niente, ci vediamo alla prossima, ciao ciao, ciao.